viaggio siamo alla soglia della capitale libica, Tripoli, tra le zone più colpite dalla ribellione contro Gheddafi. Il benvenuto fu i rumori dei spari, case colpite da bombardamenti, ospedali, scuole distrutte, strade chiuse, niente attività. Si vedevano solo persone che camminano dappertutto, con armi in mano, la faccia nascosta da maschere. Mi ritrovo in una situazione più complicata che avevo mai vissuto in vita mia. Storie di migrazione al centro della giornata di apertura della 34esima edizione del premio Pieve Saverio Tutino 2018, che ha preso avvio con una giornata interamente dedicata a questo tema. È infatti tornato anche quest'anno il concorso di immediari multimediali migranti. In soli 5 mesi a Pieve Santo Stefano sono arrivati oltre 88 racconti di migrazione, storie provenienti da 4 continenti, scritte da 57 uomini, 11 donne e 20 giovani. I finalisti dell'edizione 2018 del concorso corso Dimmi sono stati tutti proclamati vincitori. Dimmi ci permette di leggere, interpretare, vedere una vicenda che troppo spesso viene semplificata a livello mediatico nella sua complessità, attraverso gli occhi, le parole, le immagini di chi questa vicenda l'ha realmente vissuta. A far da sfondo a queste storie la violenza, la povertà, la fuga alla ricerca di una vita migliore, come quella del giovanissimo Tierno, che a soli 10 anni ha deciso di partire dalla Guinea alla ricerca di un futuro dignitoso. Sapendo già che se uno nasce da quelle parti là, cioè il suo destino sia di fare lavori duri, eccetera, visto che non avevo nessun'altra via per poter farmi un futuro migliore, ho scelto quella migliore, cioè di andarmene. Le storie inedite raccolte grazie all'edizione 2017 del concorso Dimmi sono invece diventate le protagoniste del volume Parole oltre le frontiere, 10 storie di migranti. Ormai sono 10 storie del nostro cuore che conosciamo benissimo, che fortunatamente da oggi potranno essere lette da chiunque voglia approfondire la conoscenza di queste 10 persone che ci hanno donato, ci hanno regalato la loro vita, la loro esperienza di vita e di migrazione. Questo progetto dà un'altra porta o un'altra possibilità di capire esattamente cos'è l'immigrazione, che dà l'opportunità a tutti, cioè alla persona migrante, all'Italia, una ricchezza.